Anche l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, parla di Donald Trump a seguito della condanna che diverse ore fa di tempo c'è stata a New York City. Colpevole Trump, infatti, è stato riconosciuto di ben 37 capi di imputazione, tra cui spicca il fatto che avrebbe pagato la pornostar Stormy Daniels più altri reati di, chiamiamola, maggiore entità. Diciamo che lo stesso Trump, o meglio Biden, attuale presidente americano, avrebbe detto: io prima di iniziare il mio intervento voglio dire qualcosa su quello che è accaduto ieri a New York City. È stato riaffermato il principio americano secondo cui nessuno e niente è al di sopra della legge americana. A Trump è stata data, fornita ogni tipo di opportunità per andarsi a tutelare o meglio a difendere. Si trattava infatti di un caso statale, ma non era un caso federale. È stato, diciamo così, ascoltato da una quantità di persone, da una giuria, che nella fattispecie concreta è una migliaia di migliaia di americani che hanno prestato servizio nelle diverse giurie. Insomma, lo stesso Trump non, diciamo così, non si frena, non si blinda, ma rende palese il suo concetto e la sua idea, che secondo me è contraria, va contro quello che è Donald Trump, l'ex presidente americano. Il video termina qua. Iscrivetevi se vi va a commentare. Buona giornata, Renato, narratore italiano.